È la quinta e penultima tappa dell'Itzulia 2023 prima dello showdown finale di domani a Eibar e subito dopo le due tappe consecutive vinte da Jonas Vingegaard, la prima nell'unico arrivo in salita di questa corsa, la seconda ieri in un duello con Mikel Landa, che ora è secondo in classifica generale a 12 secondi dal leader danese vincitore del Tour de France dell'anno scorso. La tappa odierna si sviluppa intorno ad Amorebieta e Ciano, è una tappa di circa 165 chilometri che somiglia un pochino a livello di profilo alla schiena di uno stegosauro, è totalmente costellata di strappetti, anche nel finale ce ne sono un paio, il GPM più importante è quello centrale nella tappa di Paresi e in fuga ci sono due cavalloni della Quickstep Sudal. Mattia Cattaneo 1 minuto e 7 in classifica generale cerca di recuperare oggi in compagnia del compagno Rémi Cavagna, che in questi giorni ha fatto vedere una grandissima gamba. La Jumbo Visma quindi è chiamata a controllare questa fuga di soli due elementi che però con un trofeo baracchi di squadra possono essere veramente pericolosi con le loro qualità di cronomen assolute, mentre vediamo che Ide Schelling, che era il leader di classifica fino a due giorni fa, si stacca irrimediabilmente a metà tappa nonostante stia facendo più di 400 watt. È una tappa dura, hanno due minuti i fuggitivi, mentre dietro ci si gioca il terzo posto dello sprint intermedio a 38 km alla fine, se lo prende Romain Grégoire, il giovane fortissimo della Groupama FDJ, che copre le spalle al capitano Godu, che si sta giocando il terzo posto insieme a Schielmoos e svariati altri corridori, tutti molto vicini in classifica. Dietro i primi due continua comunque l'azione dei due Quick Step fino a 25 km alla fine, quando viene ripreso Cavagna, ma rimane davanti ancora Cattaneo sotto i colpi della Ineos, però sta perdendo tutto il suo vantaggio con Omar Fraile ancora protagonista, da gregario di Martinez, che però finora non ha mai consegnato in questa gara. Si va esaurendo su uno degli ultimi muri finali la galoppata di Mattia Cattaneo, che oggi ha seriamente impegnato il gruppo, viene ripreso solo a 20 km dalla fine, ha caratterizzato come nessun altro questa tappa la Quick Step, mentre qui siamo su alcune delle durissime pendenze che scappano fuori qua e là in questi muretti baschi. Arriviamo al secondo sprint intermedio, che stavolta interessa maggiormente i corridori di classifica, senza fuga avanti gli abbuoni sono pieni, la spunta di nuovo Romain Grégoire, stavolta però arriva secondo Mathias Schielmoos in maglia di miglior giovane, che in questo modo con due secondi inizia a scalare qualche posizioncina, prende un secondo su tutti gli altri anche Jonas Vingegaard, arrivato terzo, mentre arriviamo nella parte dura del muretto di oggi, dove ancora una volta dopo il lavoro della Ineos si scioglie come neve al sole Daniel Martinez, mentre parte ancora con una bella gamba Felix Gall, lo segue Vingegaard, lo seguono tutti i favoriti, c'è Mikel Landa che stavolta è rimasto lievemente attardato ma riesce a saltare in questo gruppettino di poco più di 20 unità che riesce ad avvantaggiarsi dopo l'ultimo muretto e viene comandato da Andrea Bazzoli, perché la Quick Step ha una doppia carta, Bazzoli Schmidt, sceglie di puntare su Schmidt per la volata e allora Bazzoli fa il ritmo per arrivare all'ultimo rettilino finale in questa volata ristretta. Henrik Maas sta lanciando la volata in realtà molto bene per il suo compagno Ruben Guerreiro, ma sulla loro destra emerge Sergio Higuita, che la lancia lunghissima ai meno 200, ma trova una via fantastica vicino alle transenne, nessuno riesce a seguirlo, fa gap addirittura Sergio Higuita, seguito dallo stesso Bazzoli che alla fine arriva secondo dietro il colombiano della Bora, che in questi giorni più di una volta ha provato a conquistare una tappa. L'altro giorno sul muraccio al 26% era stato tirato giù dallo scontro con Juan Pedro Lopez, stavolta vince Sergio Higuita. Secondo Bazzoli, terzo Schielmoos, quarto Sobrero, ancora una volta molto bene, e quinto Schmid, che dopo un allungo ai Walter nel finale, come vedete, è rimasto attardato nella parte bassa qui dell'inquadratura, ha dovuto rimontare da solo, ma ormai non c'era più niente da fare, mentre Bazzoli probabilmente oggi aveva anche una gamba migliore di quella di Mauro Schmid, ma si è dovuto spendere per il compagno nei chilometri precedenti, una confusione abbastanza costosa quella della Quick Step Sudal, mentre Sergio Higuita era l'unico Bora nel gruppetto e si porta a casa la vittoria. Secondo successo in questa manifestazione per la squadra tedesca dopo quello di Ide Schelling, e Higuita non vinceva dal Giro di Romandia dell'anno scorso. La nuova classifica con Jonas Vingegaard che ha allungato di un secondo su tutti, 13 secondi su Landa, 32 su Schielmoos, che con la buono finale dopo i due
2 secondi guadagnati nello sprint intermedio precedente, con i 4 del terzo posto finale si erge al terzo posto in classifica a pari merito con David Godu, mentre Jonas Vingegaard conduce tutti alla vigilia della tappa finale che deciderà l'Itzulia 2023. La Eibar, come ben sappiamo, può sempre succedere di tutto nelle ultime tappe dei giri brevi, quindi stiamo pronti a fuochi d'artificio. Domani sarà Jumbo Visma contro tutti, oggi ha vinto Sergio Higuita e noi ci vediamo per il gran finale.